Allora, bentornati. Spero che abbiate passato un periodo fruttuoso in termini accademici, che abbiate molti più esami al vostro attivo. Io ce l'ho messa tutta per darvi la possibilità di anticipare le attività. Ci sono state tre prove di concorrenza e un certo numero di persone, adesso non ho fatto le statistiche, ma ha conseguito risultati positivi, quindi un certo numero di persone ha già acquisito quella parte di compito, quindi quella parte di valutazione, e quindi avrà la vita più facile per il futuro, potrà concentrarsi meglio sulla parte rimanente dei sistemi operativi e ovviamente sugli altri corsi per poter arrivare in tempo a fare tutte le attività accademiche. Vi ricordo che manca poco, manca una settimana circa, forse meno, quanto manca per la consegna di fase 1. Ci sono le directory di consegna, ho messo anche dei bellissimi file vuoti con nomi ben eloquenti. Queste non sono le directory di consegna, dove ci sono le directory di lavoro, e invece consegnare o qualcosa del genere, consegnare qui fase 1 in quelle che sono le directory di consegna. Ci sono alcuni gruppi in extremis dovuti al fatto che alcuni ragazzi non sono riusciti a superare gli ultimi appelli dell'anno accademico precedente, quindi si riuniscono noi in corsa. Comunque l'ultimo gruppo che ha fatto domanda ieri deve essere stato anche creato. I tempi tecnici per completare il lavoro ci sono per tutti, anche perché chi ha già fatto il progetto l'anno scorso e si trova a rifarlo non dovrebbe avere grandi problematiche nel capire come funziona MyFrameTS, visto che l'ha già usato. Si tratta solo a quel punto di scrivere una struttura dati, e veramente in una settimana una struttura dati alla vostra età dovreste scrivere. Negli iscritti ho avuto numerose sorprese, alcune positive, alcune negative. Vi faccio un esempio. Se voi scrivete una funzione void f con i suoi parametri, e ponete che gli ultimi due statement della funzione siano i seguenti: while una condizione, diciamo i uguale a 3, return. Ora, chi scrive uno statement, una cosa del genere, non ha capito. Lì c'è scritto, io non ho capito niente. No? Cosa fanno quelle cose? Se io uguale a 3, esce. E tra l'altro è assurdo mettere un return dentro un while. Se voi fate il while, appena è vero, esce, quello non è un while, ma dovrebbe essere un if. Poi è l'ultimo statement di una funzione, quindi sia che sia vero sia che sia falso esce lo stesso. Quindi c'era un vecchio adagio che diceva: prima di parlare accertatevi che il cervello sia collegato. Prima di scrivere, specialmente su un compito d'esame, accertatevi che il cervello sia ugualmente collegato. E il decalogo, poi, quella cosa un po' buffa che vi ho fatto scrivere, sembra che non sia arrivato a tutti, perché ho preso, e mi è toccato guardare, delle cose molto, molto curiose, per esempio dei monitor
con all'interno del monitor definizione semaforo con le P e le V. Allora, la problematica a fare queste lezioni è, spero che registrazioni e streaming raggiungano le persone interessate a queste, perché ovviamente penso che questo sia più orientato alle persone che non sono qua oggi, che non erano qua nel primo semestre, che si svegliano una mattina, leggono dei lucidi pensando che, confondendoli con appunti, voi sapete benissimo che lucidi e appunti sono due cose diverse, e poi si presentano all'esame convinti che basta far finta di sapere qualcosa e un voto salterà fuori. Mi dispiace, non è così. Allora, ci sono varie versioni, man mano che mi hanno detto, mi hanno segnalato problemi sui test, sulle inclusioni, li ho aggiustati, quindi vi invito sempre, quando fate una sessione di lavoro sulla fase 1, di ricaricare le ultime versioni o fare almeno un diff per vedere se è stato variato. In più uno test, man mano lo cambio di versione. Quando ho fatto delle modifiche, o io ho messo una segnalazione sul NeuroScoop, o ho detto al ragazzo che veniva, o la ragazza che veniva a ricevimento, quando esci, metti una nota sul NeuroScoop dicendo a tutti che è cambiato qualche file. Però per sicurezza controllate. A che punto siete con la fase 1? Chi l'ha pronta per la consegna? Alzi la mano. Ok. Chi è in fase di debugging? Quindi ha già scritto il codice. E gli altri quindi devono iniziare a scrivere? No. Dobbiamo finire di scrivere. Ok. Non ci saranno proroghe. Non sono del partito delle proroghe. Chi non consegna in tempo salta quella valutazione, non pregiudica nulla, perché è una parte minore della valutazione dell'elaborato di laboratorio. La maggior parte della valutazione è su fase 2. Però a qualche punto si perde, quindi non è che è difficile che uno venga bocciato perché non ha consegnato fase 1, però è difficile che uno arrivi a una lode non avendo consegnato fase 1. Allora, dobbiamo fare un po' di note organizzative. Aspettate che guardo un'informazione. Noi abbiamo cambiato l'orario e il nuovo orario, come vedete, nel nuovo orario abbiamo sempre lezione qua, prima novità. È una cosa che tendo, quando posso, a forzare, cioè che gli anni, specialmente il primo e il secondo, stiano quanto più fissi nella stessa aula. Anche questa è una battaglia che combatto da anni, perché ci sono i docenti ovviamente vorrebbero sempre fare lezioni nell'aula vicina e vorrebbero massa di studenti che si spostano, invece non è corretto. L'altra cosa, abbiamo cambiato i giorni perché ovviamente facendo l'orario metto sempre a disposizione le mie ore per fare tornare i conti, anche perché se devo cambiare le ore di un collega gli devo telefonare, ti va bene così, se cambio le mie sono già d'accordo con me stesso. E quindi ci sarà lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Martedì e giovedì abbiamo 2 ore, venerdì 3 ore, al termine delle quali ho posto il ricevimento. Quindi nel secondo semestre il ricevimento è al venerdì, diciamo un quarto d'ora dopo la lezione. Dall'anno scorso,
vi ho detto, ho anticipato gli appelli perché ho visto negli anni passati che due appelli a settembre non servivano a nulla, perché incominciando le elezioni verso il 25, giù di lì, settembre, si trattava di fare un appello il primo settembre, dove a momenti veniva la gente ancora con l'ombrellone in spalla e di solito ci ritrovavamo in due o tre, e uno più avanti. Ho pensato fosse meglio metterne tre prima dell'estate. E dall'anno scorso l'organizzazione è fatta così, ho deciso le date e quindi era l'informazione, almeno le date delle lezioni. From Renzo, subject lezioni. Ok. Allora, vi annuncio che in data 15 aprile venerdì, quindi subito prima delle vacanze di Pasqua, ci sarà il secondo parziale, quindi parziale di parte generale. Ok? Controllatemi che sia un venerdì. Il 13 maggio, sempre di venerdì, sfruttando l'orario, ci sarà lo scritto del primo appello di concorrenza. Quindi è già lo scritto del primo appello. E si fa il 13 maggio. Il 20 maggio, che sarebbe l'ultimo giorno di lezione, ci sarà lo scritto del primo appello parte generale. Ok? Quindi andare a fine maggio avete già un'altra possibilità per superare concorrenza e due possibilità per superare parte generale. Ok? E mettere da parte gli scritti del sistema operativo, che sono una parte sostanziale dell'esame. Prego. Assolutamente sì, e fino e i voti che ottenete nelle due prove rimangono validi fino a febbraio 2012, a meno che voi non vi presentiate in un altro parziale un altro scritto, quindi non appena ricevete il test potete il voto precedente, o per vostra scelta, quando arriva l'autunno, decidiate che non siete riusciti a fare praticamente niente del corso, preferite ripartire da zero. Ok? Cambia la cosa, perché se decidete di provare fino all'ultimo appello, gli iscritti di gennaio e febbraio saranno, avrete anche la parte di generale, e saranno iscritti di quest'anno accademico che termina a febbraio. E quindi perdete tutto a febbraio se non riuscite a completare. Se invece a novembre dite ricomincio da capo, avrete le prove parziali, quindi ripartendo da capo avete più possibilità. Ok? È una scelta vostra. Il bello di lavorare all'università è che siamo tutti maggiorenni, ci prendiamo le nostre scelte e agiamo di conseguenza. Ok? Osservazioni su questo? A questo punto dobbiamo darci da fare a riprendere gli argomenti e qui chiedo una vostra mano per il mio registro dice che siamo arrivati abbiamo fatto scheduling e siamo arrivati all'assistente
per quella parte, diciamo, di parte teorica, e siamo arrivati allo select poll per quanto riguarda gli assistant call di laboratorio. Questo è scheduling. Finimmo completamente il pacco di lucido di scheduling. È stato l'ultimo pacco di lucido che abbiamo fatto. E allora adesso altra cosa che vi dico è: nel primo semestre abbiamo fatto 74 ore di lezione. Il corso in teoria prevede 120 ore, quindi possiamo prenderla più con calma nel secondo semestre, però la mia idea è: non me ne frega niente ciò che c'è scritto nelle carte, se servono 240 ore per capire le cose, che fanno 240 ore. Questa è l'idea, ok? Quando compili il registro elettronico è bellissimo, che tutte le volte che aggiungete una lezione dice: guarda che metti una lezione, ma questa non ti verrà contata. E uno dice: ma chi se ne frega, no? Cioè, non sono qua a fare il contabile, non sono qua a pettinare le bambole, no? Come diceva quello? Allora, avete domande, dubbi, chiarimenti? Laboratorio innanzitutto, perché siamo sotto scadenza. Se non avete domande, progetto, prego. Non siamo riusciti a capire se quando andiamo a inserire il figlio tutte le dipendenze di questo figlio devono essere cancellate, il figlio diventa un nuovo figlio della lista dei fratelli, oppure dobbiamo aggiungere anche i fratelli che ha questo figlio, qualora ne dovesse avere. Allora, andiamo a prendere le specifiche. Con calma, per piacere, diceva quello. Ti ho dato l'ok, dove sei andato a finire? Cucù. Su, era solo con calma e per piacere, come diceva quello. Allora, va bene, ora si è accorto che ha finito di scaricare il file, grazie. E questa qua? Dimmi se ho capito bene la domanda. La domanda è: quando inserisco un figlio, devo controllare se già questo elemento è nella struttura d'albero da qualche parte e quindi devo toglierlo dov'è e metterlo da altra parte? La risposta è no. Perché queste funzioni mi verranno chiamate da kernel che sa quello che fa. Qui ne approfitto per dare una visione, diciamo, oltre il progetto, come si fa nei progetti veri. Di solito, quando lavorate a questi livelli, i controlli si mettono dentro delle step di debugging, perché si mettono dei controlli di coerenza, tipo la set, che controlla che particolari valori stiano in determinati range, ma fatti in maniera che questi controlli spariscano togliendo una costante, non definendo una costante. Perché? Perché quando si lavora a livello di strutture di un kernel non ci si può permettere di perdere
un ciclo di clock. Il fatto che ci siano dei controlli fatti a livello delle strutture dati per controllare se il kernel si comporta correttamente è tempo sprecato, perché quando il kernel è stabile sono tutti controlli che non daranno mai risultati positivi, non è che mai, non dovranno mai dire guarda il kernel si è sbagliato, ha tentato di essere un figlio che non l'aveva correttamente staccato dalla struttura dove era prima. Quindi vedete voi, se avete tempo, se avete voglia di fare le controlli correnti, fateli, ma che siano dentro delle strutture di controllo e quindi che siano escludibili dall'eseguibile con una define. Prego. Sempre sullo stesso discorso, allora se io vado a dare un target interno, devo reinizializzare la struttura che poi va a concatenare, per esempio in questo caso la lista dei fratelli oppure comunque la lista dei thread in esecuzione. Cioè devo farlo oppure posso lasciar stare perché tanto comunque sarò io a livello kernel che vado a cambiare per i punti. Allora, nel codice effettivo, quello che poi andrà a funzionare, non si mette, non deve mai succedere che uno va a fare la fake, a rilasciare il task order block quando è ancora in uso, quindi prima ci si deve preoccupare di toglierlo. Anche i campi, proprio i campi che contengono dati, non si puliscono mai, si lasciano sporchi, tanto verranno rispetti non appena viene riallocato. Ok? Se volete potete metterlo dentro l'ISDEF, però non si puliscono i campi. C'è un unico caso in cui in un kernel ci si preoccupa di pulire i campi. Se da quelle informazioni possono crearsi dei buchi di sicurezza. Per esempio, se ci sono delle mappe di memoria, qualcosa che può consentire ad altri di allocare ad altri, andare a leggere ciò che non è stato pulito per andare a vedere, caso tipico, non nel TCB, la parte di memoria su cui è stata memorizzata temporaneamente una password, prima di rilasciarla viene cancellata la password, perché sennò uno potrebbe tentare di allocare pagine ad altre per andare a vedere, vediamo se possiamo una sorta di intercettazione di memoria, ok? Sì, no, è una cosa, per esempio, adesso non mi ricordo se ciò che ho preso, però nel primo test e mi ha fatto un out thread, cioè mi ha preso un thread, poi non mi ricordo se mi ha schiusato o meno, comunque c'erano dei campi che erano ancora, che puntavano ancora alle strutture del tutto. Questo lo dice anche il commento, non dice pulisce, fa, dice reinserisce l'elemento nella coda degli elementi disponibili. Quindi ciò che c'è scritto è ciò che deve essere fatto. Ricordo, non coincide la signature perché abbiamo cambiato metodologia di gestione delle liste, ma la descrizione sì. Ok? Cosa? Nell'alloc vanno inizializzati quelli che servono inizializzati, perché mantenga abbia un senso il TCB in quella fase, ok? Però considerate che quando si scrive codice a questo livello si tenta di non far mai un'operazione due volte, se lo si può fare una volta sola. Quindi se voi mettete via un elemento sporco, perché tanto appena lo ricaricate, ad esempio il PID, qui non penso, non mi ricordo se abbia messo il PID quest'anno, però
nell'elemento processi di un sistema operativo c'è da qualche parte il campo PID, tasto puntato PID nella, in linea. Quell'elemento non è che uno quando dialoga il processo si pone il problema di andare a scrivere 0 o meno 1 qualcosa, perché tanto quando lo rialloca una delle prime cose che fa si mette il nuovo numero. Ok, ancora domande? Passiamo. Facciamo una statistica, quanti usano micro MPS e quanti micro MPS 2? Micro MPS 2? Ah, e l'avete trovato stabile? Funziona bene? Non è vero come fanno alcune aziende del software proprietario che lo usiamo come beta test, però se andando avanti scoprite qualche problema, capita a tutti di fare errori di programmazione o di non vedere, o anche vedete che c'è qualche problema di usabilità. Guarda, se avessi avuto quella determinata cosa sarebbe stata veramente utile, segnalatelo in primis al Tomislav, ma se volete anche a me e a Michael, gli altri, che si tenta di fare meglio. È in uso già anche alla Xavier, all'università di Michael. Allora, quindi chiudiamo questo e torniamo da dove eravamo venuti. Non mi ero collegato a CS, no. Allora, mi confermate allora che il patto di luci dei relativi allo scheduling l'abbiamo completato? Ok. Allora, come vi avevo già detto all'inizio del corso, siamo già partiti dai livelli più bassi, abbiamo fatto il riparto dell'architettura, abbiamo studiato la teoria della programmazione concorrente, abbiamo visto lo schema del CPU, adesso man mano, avete in mente quel pacco di luci di cui parlavamo della struttura dei sistemi operativi astratti con i livelli di servizi e così via, man mano vediamo gli strati più esterni. È vero, la CPU è una risorsa importante del sistema e abbiamo imparato ad allocarla ai vari processi, ma non è la sola risorsa del sistema. Quindi adesso i prossimi capitoli riguarderanno l'idea astratta di gestione delle risorse e poi la gestione di due classi di risorse particolarmente importanti per il sistema. Una abbiamo già visto la CPU, vediamo la visione generale, poi ci concentriamo sulla memoria centrale e l'input output, in particolare l'input output da disco. Okay, quindi la gestione della memoria primaria e secondaria. Poi i capitoli successivi riguarderanno la gestione del file system. Se vi ricordo, sempre è diversa dalla gestione del disco.
file system non ha, di per sé non ha nulla a che fare col disco. Pensate, voi potete avere dei file system che sono dei RAM disk, quindi non hanno niente a che vedere col disco. Potete avere dei file system completamente astratti, dalla Proc per esempio, che vi fa vedere la visione di un mondo che in realtà non è correlata alla memorizzazione. Ok, quindi l'idea di file system è semplicemente l'idea di come implementare quella visione astratta di contenitori e archivi virtuali sulla base di ciò che il sistema può darvi negli strati inferiori, quindi accesso a memoria primaria, secondaria, dati di sistema e così via. Allora, poi ci sarà un capitolo relativo alla sicurezza quando due treni si avvicinano a un incrocio, tutti devono arrivare a fermarsi completamente e nessuno dovrà partire fino a che l'altro non sarà partito. Questa legge del Kansas è ovviamente assurda. Se veramente venisse applicata, i treni che arrivano contemporaneamente all'incrocio non si muoverebbero più. Cos'è una risorsa? Una risorsa è un'entità che è utile all'elaborazione da parte di un processo. È una cosa astratta, poi la sintetizzeremo in memoria, stampanti, processore, dischi, e queste sono risorse fisiche, come anche un'interfaccia di rete. Ma ad esempio un descrittore di processo è una risorsa logica. Oppure ancora risorse logiche, che cosa possono essere? Una connessione di rete è una risorsa logica. Voi sapete, le connessioni di rete sono in questi API indicate da una quintupla, protocollo, cioè UDP, TCP, RSTP, quello che volete. Indirizzo mittente, porta mittente, indirizzo destinatario, porta destinatario. L'assegnazione di questa quintupla al processo che deve parlare o deve ricevere, o deve server, client che sia, tramite questa quintupla, è una risorsa e va assegnata. Solo che se se una risorsa tipo memoria, stampanti, dischi potete toccare, un descrittore del processo o un descrittore di una connessione no. Le risorse possono essere divise in classi. In economia si parla di beni fungibili e beni infungibili. Beni fungibili sono quei beni che se appartengono alla stessa classe uno ve ne può dare uno al posto dell'altro. Se se vi danno il resto da un acquisto e vi danno una banconota da 5 euro, non potete dire no, non voglio quella banconota lì, voglio quella là, perché per la lettera sono la stessa cosa, devono essere anche per voi. Mentre invece se andate a prendere vostro fratello a scuola, non è che uno valga l'altro. Esempi, i byte della memoria. I byte della memoria sono appartengono alla stessa classe. Se avete una memoria centrale ordinaria, non mi importa se vi hanno dato una pagina, un blocco di memoria all'inizio, in mezzo e in fondo alla memoria, tanto per voi tempi di accesso, metodologie di accesso sono le stesse. Però
per esempio, se cambiate architettura di macchina, ci sono delle macchine che si chiamano NUMA, non Uniform Memory Access, e quindi hanno delle memorie diverse, con velocità diverse, collocate in posti diversi. Tipicamente sono macchine multiprocessore che possono anche accedere alla memoria del vicino, però se accedono alla propria vanno più veloci, alla memoria del vicino no. A quel punto l'indirizzo di memoria nella propria memoria, l'indirizzo di memoria nella memoria dell'altro appartengono a due classi distinte. Le risorse di una classe vengono dette istanze, ma questo è una definizione della lingua italiana. Sapete, più oggetti uguale si dice istanza dell'oggetto, e la molteplicità è il numero di risorse che appartengono alla classe. Quando un processo fa una richiesta di una risorsa, di una quantità di risorse di una classe, può chiederne solo la quantità e non gli elementi specifici. Ci sono risorse ad assegnazione statica e risorse ad assegnazione dinamica. Le risorse ad assegnazione statica sono quelle che, una volta assegnate al processo, rimangono collegate al processo per tutta la vita del processo. Una parentesi: stiamo parlando di processi, e un ripasso dal capitolo precedente, processo è sempre in ogni sistema il titolare delle prerogative sulle risorse. Invece il titolare di una storia di esecuzione, cioè il fatto che ci sia un'entità che sta eseguendo un programma, quello non è il processo, ma è il thread. Un processo può avere tanti thread, ognuno dei quali avrà la propria storia esecutiva, avrà il suo punto di esecuzione, ognuno dei quali potrà sospendersi e riprendere da tutti cui era rimasto. Però se sono più thread all'interno dello stesso processo, tutti e tre condividono le risorse del processo. Molto spesso questi concetti vengono confusi o unificati, perché molti casi di sistemi e molti programmi utilizzano la logica di avere un solo thread. Ancora una parentesi, per chi è degli anni passati o per chi è quest'anno volenteroso, che ne ha voglia, nell'elenco degli articoli da leggere ce ne sono due carini, che sono una disputa del partito della creazione di programmi multithread contro l'altro partito della creazione dei programmi ad eventi. E come vi ricordo, c'è stata la disputa del perché il C è il mio linguaggio preferito, perché Pascal è il linguaggio preferito. Anche lì c'è un articolo che dice addirittura uno dice perché i thread sono dannosi, e l'altro dice perché gli eventi sono dannosi. In realtà quello che concludono, per questa parentesi, è che tutti e due gli approcci, e se no oggi non staremo a parlare di entrambi, hanno la loro dignità. Si ottiene il massimo del beneficio quando in un sistema i server hanno tanti thread quanti sono i processori installati nel sistema. Quindi la cosa migliore è usarli insieme.
si mettono tante thread quanto sono i processori del sistema in modo da utilizzare tutta la potenza di calcolo. Quando si mettono più thread si comincia a perdere, perché ovviamente un processore deve occuparsi di più thread, e a quel punto perde tempo in scheduling. Comunque, torniamo a noi, cioè dobbiamo assegnazione statica, il descrittore del processo. Il descrittore del processo è proprio l'elemento identificativo del processo. Non è che potete durante l'esecuzione dire no, basta, questo te lo togliamo. Perderebbe proprio l'identità di un processo. In alcuni casi le aree di memoria, dipende. Ci sono dei sistemi che vogliono la memoria fissa. In altri casi no. Assegnazione dinamica, si può chiedere nuove risorse, rilasciare risorse periferiche di input out, aree di memoria in altri casi. Poi richiesta singola, faccio una richiesta alla volta, oppure richiesta multipla, chiedo tante risorse di diverse classi contemporaneamente. La prima cosa, il primo pensiero è cosa cambia. Uno, se vuole tre stampanti, 4K di memoria e 5 di disco, cosa cambia tra chiederle tutte assieme e chiederne un po' per volta? Vedremo che cambia notevolmente. Perché? Vi ricordate l'idea dei processi, l'idea di deadlock elementare? Se io la risorsa A e poi chiedo la risorsa B, un altro chiede la risorsa B e la ottiene, e poi chiede la risorsa A che ho io, rimaniamo come i treni del Kansas. Se io invece sono obbligato a chiederle tutte assieme, e quindi ho l'idea del o se tu puoi aspetto, questa logica, questo problema, sì, non c'è. Perché se io chiedo A e B, l'altro chiede A e B, il primo che arriva le prende tutte e due, l'altro le attende tutte e due. Richiesta bloccante, richiesta non bloccante. Quant'è che quando fate una richiesta potete avere due comportamenti del sistema. Potete avere il comportamento del sistema che prende la richiesta e blocca il processo che fa la richiesta fino a quando le risorse non sono disponibili, oppure il comportamento del sistema che dice ok, la risorsa non è disponibile, quindi ti rispondo subito no. I sistemi, quelli sotto sono i sistemi che dicono di no, quelli di sopra sono i sistemi che dicono sempre sì. Risorse seriali o risorse non seriali, o meglio, risorse non condivisibili, quelle sopra, o risorse condivisibili, quelle sotto. Ad esempio, un file in sola lettura può essere tranquillamente condiviso da tutti i processi, perché non c'è nessun motivo per vietare, per limitare l'accesso concorrente. Invece ci sono risorse come i processori, le sezioni critiche per definizioni, le stampanti, sempre un po' naive, ma rende l'idea: se non ci fosse uno spooler e tutti potessero accedere alla stampa contemporaneamente, potrebbe venire l'out con le righe interlinked, inframmezzate di una stampa con l'altra. Perché diamo tutte queste? Vedete, stiamo dando tante definizioni binarie.
abbiamo dato seriali non seriali, abbiamo dato richiesta multipla, richiesta singola, richiesta bloccante, richiesta non bloccante. Ne diamo ancora un altro, preemption, lo lascio in inglese, non mi piace la correlazione con alcuni testi traducono in italiano. Si dice in generale che una risorsa ammette preemption se è possibile togliere la risorsa al processo che la sta utilizzando senza pregiudicare l'avanzamento del processo. È ovvio che uno dice puoi togliere la memoria del processo, sì, uccidi il processo e libero la memoria, però quella non è preemption, è possibile. Invece, per quanto riguarda la preemption, si sfila per esempio la memoria del processo, è possibile farlo salvando il contenuto su disco e riassegnando la memoria a un altro e poi facendo ripartire il processo, per esempio. Allora diventa preemption. Però ad esempio non è possibile farlo con, oppure è scomodo farlo per le stampanti. Tanto la pagina dello studente, poi arriva la stampa del docente che ha maggiore priorità e arriva a mezzo, dopo bisogna andare a buttare a carta e separarsi i fogli. Perché diciamo tutto ciò? Prerilasciabile siamo sempre a preemption, prerilasciabile preemption. Quando è che è prerilasciabile? Se il suo stato non si modifica, quindi è una risorsa da uno stato che non viene modificato e quindi quando la riassegniamo è uguale a quella di prima, oppure se lo stato può essere facilmente salvato e ripristinato. Per esempio il processore l'abbiamo visto, è prerilasciabile perché si prende la fotografia dello stato del processore e la si salva. Blocchi e partizioni di memoria. Non prerilasciabili, stampanti, classe, le sezioni critiche non sono prerilasciabili. Proprio per definizione di sezione critica non si può interrompere a metà l'esecuzione e dare il controllo a un altro processo. Perché la gestione delle strutture dati potrebbe essere incoerente. Deadlock, e qui veniamo a dopo la suspense, lo so che era una suspense poca di tutte queste definizioni, vediamo che cosa serve tutto ciò per dare una definizione formale di deadlock. Deadlock l'abbiamo visto in maniera intuitiva fin dalle prime lezioni, adesso lo definiamo in maniera formale. Vediamo quali sono le condizioni necessarie perché un deadlock si presenti e quali sono le tecniche per evitare, aggirare, riconoscere il problema del deadlock. Condizioni per avere un deadlock. Ora vediamo le condizioni necessarie per avere un deadlock. Le risorse devono essere seriali, cioè devono essere non condivisibili. Per forza. Se la risorsa è condivisibile, se tutti insieme possiamo usare la risorsa, non avremo mai deadlock. Perché? Il file in sola lettura, se anch'io il file A in sola lettura, l'altro prende il file B in sola lettura, poi prende il file A in sola lettura, ma lo possiamo condividere, l'altro file B in sola lettura, tutti completiamo la nostra operazione. Assenza di prerilascio, anche qui, se c'è la possibilità di fare prerilascio, io prendo il file A,
lui prende la risorsa A, l'altro prende la risorsa B, io ho bisogno della risorsa B, ho la possibilità di eliminare il debito dicendo rilascia la risorsa B, fermati, finisco io e poi finisci tu. Ok? Quindi tutte queste sono condizioni necessarie, cioè occorre che ci sia mutua esclusione, assenza di prelascio perché ci sia debito. Quindi vuol dire che se ne togliete una sola di queste non c'è più debito. Le richieste devono essere bloccanti. Arriva il processo, dice ho preso la risorsa A, l'altro prende la risorsa B, io chiedo la risorsa B, ma non mi blocco, mi risponde no, guarda, la risorsa B non è disponibile, rilascio la risorsa A, vado a farmi un giro ritorno e nel frattempo l'altro è finito. Quindi non siamo presenti. Vi ricordo che il deadlock è un problema definitivo. Vi ricordate che abbiamo parlato di deadlock e di starvation? Deadlock è definitivo, quindi è una situazione dalla quale non si esce. Non basta, date queste tre cose, ci vuole un'attesa circolare. Quindi deve esistere una sequenza di processi più 1 PN tale che P0 0 PN, tale che P0 attende una risorsa da P1, P1 da P2, P2 da P3 e così via, PN da P0. Ognuna di queste condizioni è necessaria per avere deadlock. L'end fra queste quattro condizioni, se avete non prelasciabile, seriale e mutua esclusione, forse ne ho detta una o due volte, se avete seriale, assenza di prerilascio e bloccanti e attesa circolare, tutte e quattro sono condizioni sufficienti. Quindi se mettete l'end di tutti e quattro avete che il primo, n secondo, n terzo, n quattro, se e solo se tengo. Allora se avete un n fra quattro cose, basta che ne rendiate falsa una e diventa falso tutto. E quindi non implica più deadlock. Ok, quindi questa la dovete prendere come la definizione formale di deadlock. Andiamo a vedere come un sistema operativo può gestire, riconoscere, evitare deadlock. E partiamo da una definizione, quella del grafo di Holt. Il grafo di Holt è un grafo. Cos'è un grafo? Cos'è? Insieme di nodi e archi. E che cosa sono gli archi? Non è da cercare. Ah, finalmente. Alle prime lezioni era. È un grafo diretto. Cosa significa? Che la relazione non è simmetrica. È bipartito, non ci sono terzi poli, aree di centro, è bipartito, quindi ci sono due sottoinsiemi, no, però assomiglia alla situazione teoretica italiana, ci sono due insiemi e ci sono gli archi che vanno da uno all'altro e dall'altro all'uno, però in questo caso non c'è nessun nodo che vada da una parte all'altra, rimangono dove sono. Quindi non esistono, ci sono due sottoinsiemi, esiste un partizionamento dell'insieme dei nodi, partizionamento del corpo che è un ricoprimento fatto da sottoinsiemi risulti, cioè è un insieme di sottoinsemi tale che a due e due all'intersezione vuote e l'unione di tutti i sottoinsemi dà un insieme dato. Ok? Allora abbiamo questi due sottoinsiemi riassunti e gli archi vanno sempre
da un nodo del primo insieme a un nodo del secondo insieme, o da un nodo del secondo insieme a un nodo del primo insieme. Non esistono archi che hanno inizio e fine in cui i due elementi della relazione sono tutte e due nell'insieme da un lato, tutte e due nell'insieme dall'altro. Nel grafo di Hodge queste due classi, questi due sottoinsiemi rappresentano l'insieme dei processi e l'insieme delle risorse. L'arco che va da un processo a una risorsa è l'arco di richiesta, cioè il processo vuole utilizzare quella risorsa che è impegnata. L'arco che va dalla risorsa al processo è l'arco di assegnazione, cioè vuol dire che quella risorsa è attualmente usata da quel processo. Ok? Quindi è stata assegnata a quel processo. Ecco qua un grafo di Holt, è una convenzione stilistica. I grafi risorse vengono indicati con i quadratelli, col tono di forma quadrata, rettangolare, comunque spigolosa, e invece i processi sono dei circoletti per riconoscerli. In questo caso esiste il processo P che ha la risorsa 1, il processo Q ha assegnato le risorse 2 e 3, il processo R chiede la risorsa 1 che è usata dal processo P. Ok, questa è la rappresentazione. Sapete che le risorse normalmente hanno più istanze, cioè non è che si va a, l'abbiamo visto prima, ci sono le classi di risorse. Sarebbe astratto pensare di fare un grafo di Holt dove consideriamo ogni parte della memoria separatamente, ogni voce di memoria. Allora, il grafo di Holt in realtà viene esteso e quindi consideriamo nodi, i processi, e nodi le classi di risorse. Il grafo diventa pesato agli archi e ai nodi, cioè ci sono delle funzioni che vanno dall'insieme dei nodi ai naturali e dall'insieme degli archi ai naturali, in modo che possiamo assegnare a ogni arco, a ogni nodo, dei pesi. Esiste una visione grafica e poi vediamo la visione matematica. La visione grafica, i processi li rappresentiamo sempre da cerchi, le classi sono rappresentate come contenitori, le risorse le visualizziamo come dei punti all'interno della classe, quindi le richieste vanno dal processo alla classe e possono avere una molteplicità o fate più frecce, cioè in questa visione si farebbero più frecce. Se uno dice voglio tre istanze di questa risorsa, si vorrebbero tre frecce. E invece le assegnazioni vengono indicate come archi che vanno dalla singola istanza all'interno della classe, quindi dal punto all'interno della classe fino al processo, per indicare che non si assegna, mentre la richiesta è generica, l'assegnazione è specifica. Nota: non si rappresentano mai grafi di Holt con archi relativi a richieste che possono essere soddisfatte. Non si lascia mai un grafo di Holt con una freccia entrante verso una classe di risorse se ci sono le risorse in grado di soddisfare la richiesta. Viene invertita la freccia assegnando le risorse a caso, tanto sono fra loro equivalenti. Quindi se almeno un'istanza libera esiste della risorsa, la risorsa viene assegnata. Quindi questo è un caso, vedete?
processo alla vostra sinistra ha un'istanza della risorsa in alto a sinistra, il processo centrale ha un'istanza della risorsa in alto a sinistra, l'unica istanza della risorsa in alto a destra e due della risorsa in basso. Il processo a destra sta chiedendo una risorsa della prima classe in alto a sinistra, ma non ce ne sono disponibili. Ok? Questa però è solo una visione, diciamo, grafica per capire le cose, perché poi in realtà nelle implementazioni si usa questo, questo è esattamente il grafo di prima. Si usano i pesi delle risorse e degli archi. Ogni nodo risorsa ha all'interno il numero degli elementi liberi, ok? Delle risorse disponibili come peso. Gli archi sono pesati, invece di avere due frecce che vanno dalle stanze, semplicemente c'è una freccia che pesa due. Ora, l'altro appare più chiaro dal punto di vista diciamo pittorico, rappresentativo, però quando andate, i grafi di Hodge si implementano veramente per vedere se c'è dentro. È come semplicemente un grafo, di solito si faceva nel corso di calcolo numerico. Voi l'avete già fatto calcolo numerico? Allora dovreste sapere come non l'avete fatto. Qualcuno vi ha parlato delle liste di adiacenza, matrici di adiacenza, cioè, ok, quindi alla fine dovete mettere dentro delle liste di adiacenza, matrici di adiacenza, non potete mettere dei punti e dei rettangoli, e questo si rappresenta con matrici di adiacenza. Per esempio, prendiamo la matrice, nell'incrocio mettete il peso degli archi e poi ovviamente un vettore per il nodo di risorsa con i pesi, è questo. Ok, ci sono tre politiche di gestione dei deadlock: deadlock detection and recovery, riconoscimento e dare dei meccanismi di recovery. Come si può dire recovery? Ripristino. Quindi se io utilizzo un meccanismo per vedere se c'è deadlock, e quando si riconosce un deadlock lo si dice all'amministratore del sistema e gli vengono dati degli strumenti, ed è l'amministratore personalmente che provvede a decidere quali azioni svolgere. Oppure c'è deadlock prevention e avoidance. Vedremo che c'è una piccola, per ora le trattiamo insieme, poi vedremo che c'è una piccola sottiglietta tra queste due terminologie. Cioè, o strutturalmente si fa in modo che non possano mai capitare, oppure si sta attenti e se si vede che l'operazione in corso potrebbe in futuro determinare la possibilità di deadlock, la si ritarda. Quindi sono due meccanismi diversi. Oppure l'ultimo, che è il meccanismo dell'ossica, o qualcuno lo chiama anche dello struzzo, pesca sotto la sabbia e se arriva il deadlock sono solo fatti di altri. E viene enunciato, sembra uno scherzo, ma molti sistemi operativi applicano quest'ultimo principio. Perché? Perché costa tutto, costa tenere la contabilità delle risorse e molto spesso è più vendibile, in senso buono, anche se si tratta di sistemi operativi liberi, è più vendibile un sistema operativo molto efficiente di uno che ogni tanto potrebbe avere
se ci sono interferenze strane fra processi, potrebbe avere deadlock. Allora andiamo a vedere detection. Come si fa? Si mantiene aggiornato il grafo di Holt e tutte le volte che fate la contabilità assegnate una risorsa, rilasciate una risorsa, la registrate sul grafo di Holt. A questo punto dobbiamo imparare a leggere il grafo di Holt e vedere quando c'è deadlock. Se avete una sola risorsa per classe, il primo grafo di Holt, allora è facilissimo, perché il grafo di Holt rappresenta un deadlock se l'accesso è totalmente esclusivo, le risorse sono inserite in modo seriale e non sono collegabili, quindi le prime tre condizioni in realtà invariate, e c'è un ciclo nel grafo di Holt. Quindi se il ciclo nel grafo di Holt fosse le prime tre condizioni, mi dà già il deadlock. Ok? Perché? Perché rappresenta la tesa circolare. Come si dimostra? Dal grafo di Holt si può trovare il grafo weight for. Il grafo weight for è semplicemente la chiusura transitiva del grafo di Holt eliminando i nodi risorsa. Quindi avete un grafo, un arco. Il grafo weight for mantiene solo gli archi processo, i nodi processo. Eliminate i nodi risorsa. E avete per far condicio questo sì, questo arco. Magari per qua. Lo faccio per scale. Se voi avete una situazione del genere nel grafo di Holt, il grafo weight for eliminate il nodo risorsa che mette, mettete. Perché? Perché qua rappresenta che questo sta aspettando una risorsa che è quest'altro. E quindi quando andate a rileggere il grafo weight for, se c'è un ciclo nel grafo di Holt è bipartito, quindi sarebbe un ciclo, il ciclo sarà fatto da processo, risorsa, processo, risorsa, processo, risorsa, d'altronde ci sono gli altri solo che vanno dal processo alla risorsa, e da risorsa al processo non potete avere. Quindi togliendo le risorse avete un ciclo nel weight for, cioè avete il ciclo previsto dalla tesa circolare. Ok? Però questa, diciamo, è la parte teorica facile. Non è vero che ci sia una sola risorsa per classe, ma rende l'idea. Vedete, questo è il grafo di Holt e quello di fianco è il grafo weight for. Purtroppo ciò non è vero per i grafi di Holt con più risorse. Come vedete, in tutti e due i grafi, in tutti e due i grafi rappresentati c'è un ciclo, ma quello a sinistra rappresenta un deadlock, quello di destra no. Perché? Perché il processo a destra può finire la sua esecuzione, rilasciare l'istanza della risorsa che sta occupando, quell'istanza viene assegnata al processo a sinistra, completa la sua esecuzione, rilascia la risorsa, viene presa dal processo al centro che termina, quindi tutti completano la loro. Allora uno si domanda: come faccio a vedere la grafica di Holt se c'è deadlock oppure no?
Un primo modo è quello di usare la tecnica della riducibilità. Un grafo si dice riducibile se c'è almeno un processo che è solo atti entranti. Quindi è riducibile se c'è almeno un processo che può finire la propria esecuzione. Ora, se non è riducibile, c'è detto. Forte, perché se tutti i processi aspettano qualcosa, everybody is looking for something, diciamo che era, Queen, devo fare il passo di cantanti. Può essere una... Ok. Se tutti stanno aspettando qualcosa, ovviamente non si occupa. Poniamo che sia riducibile. Non è vero che non c'è regola. È probabile che non ci sia. Cosa possiamo fare? Possiamo studiare cosa succede, cioè se questo processo, cioè c'è almeno un processo che può completare la sua esecuzione, facciamo finta che finisca, come abbiamo fatto prima, nell'esempio che abbiamo fatto prima, e assegniamo le risorse a chi ha fatto richiesta. A quel punto andiamo a vedere, è riducibile stavolta? Se è riducibile, continuiamo. Se riusciamo a fare la sequenza completa, vuol dire che è completamente riducibile ed è non c'è. Se ad un certo punto ci blocchiamo e da lì non riusciamo più ad assegnare, abbiamo ridotto per alcuni processi e gli altri invece sono, una volta fatta la ripetizione, tutti hanno atti di richiesta, quindi non possono completare, allora c'è detto. Dovrebbe nascervi una domanda. Se ad un certo punto ho n risorse disponibili in una classe perché ho ricorso per un processo, ok? E ho tanti richiedenti, a chi do le risorse? E se ne do ad alcuni, se le do a uno, ok? E non è riducibile. Come avete avuto Bertossi, devo fare il tracker, la tecnica del tracker che si usa. Cioè, devo durante il procedimento dire per questa strada non si va, non ci riesco a fare la possibilità, allora torniamo indietro e proviamo in un'altra. La risposta sarà no. Potete assegnarle che se c'è un percorso che porta alla riducibilità, bene. Se li bloccate, qualsiasi altra assegnazione vi avrebbe causato blocco. Ok? Ed è un teorema fondamentale che vedremo dopo. Puoi scegliere a caso tra quelle che ti fanno richiesta, perché se arrivi a bloccarti, anche se avessi fatto una scelta diversa, ti saresti bloccato dentro. Quindi questo mostra che l'algoritmo non è ad albero, quindi con una complessità alta come si potrebbe pensare in prima istanza, ma è un algoritmo lineare sul numero di processi. Quindi questa è l'idea di riduzione. Quindi vedete ad esempio qua abbiamo il processo più uno che è solo archi entranti, facciamo la riduzione, quindi più uno lo togliamo dal gioco praticamente, c'era un arco di richiesta di P2, si gira la freccia, perché vi ricordo gli archi di oggi non si rappresentano mai con archi di richiesta se ci sono risorse disponibili, a quel punto si vede che è completamente riducibile.
Se le risorse sono ad accesso mutuamente esclusivo, seriali e non prerilasciabili, e siamo in presenza di classi di risorse con competitività, lo stato non è di deadlock se e solo se il grafo di Holt è completamente riducibile, o viceversa, se il grafo non è completamente riducibile, grafo non completamente riducibile se e solo se deadlock, se e solo se lo leggete da tutti e due lati, potete negare anche se le conseguenze, e viene la stessa cosa. Questo era il 2002, abbiamo dato questo esercizio e abbiamo detto: questo qua è completamente riducibile? Allora, in questo caso, l'unico processo che può completare è P, ok? Quindi P, diamo la risorsa a R. R stavolta è riducibile. A questo punto abbiamo invertito la freccia di S e a questo punto tutti gli altri possono concludere in qualsiasi ordine. Vabbè, potevate fare prima anche prima S. Esiste una definizione più matematica, che è quella del knot. Lascio il termine in inglese perché sapete cosa significa knot in inglese? Noto quello dei marinai, solo che purtroppo in italiano noi abbiamo noto fatto con la corda, che è uguale al noto quello dell'albero dove si rifà con i rami, solo che in informatica purtroppo abbiamo il nodo anche nei nostri alberi, e quindi chiamare questo nodo diventava un problema linguistico notevolissimo, perché abbiamo i nodi del grafo che si creano i nodi nel senso che no, quindi lo chiamiamo knot. Cos'è un knot di un grafo? Si definisce knot intanto dobbiamo partire dall'insieme di raggiungibilità. Dato un nodo, l'insieme di raggiungibilità di un nodo è l'insieme degli altri, di tutti i nodi che si possono raggiungere dal nodo dato, direttamente o indirettamente, cioè esiste un percorso che ha origine nel nodo dato e destinazione nel altro nodo che appartiene all'insieme di raggiungibilità. Per fare un esempio, l'insieme di raggiungibilità del nodo B qua sulla destra è B, C, D, ma A non appartiene all'insieme di raggiungibilità del nodo B, perché comunque vada potete fare tutti i percorsi che volete, ma partendo da B non c'è un percorso che termina in A. Ok? Se volete l'insieme di raggiungibilità lo potete ottenere per chiusura transitiva, cioè se voi applicate ripetutamente la regola di creare un altro grafo, se volete, che ha un arco fra A e B, se esiste un arco fra A e C e un arco fra C e D, si chiama chiusura transitiva. Nella chiusura transitiva avete A in relazione con B, se B è nell'insieme di raggiungibilità di A. Allora, si dice che knot un sottoinsieme proprio non banale, cioè non vuoto, non insieme stesso, dell'insieme dei nodi, tale che l'insieme di raggiungibilità di ognuno dei nodi del knot sia l'insieme del knot, cioè da ogni nodo raggiungo tutti gli altri del knot. Quindi in questo caso BCD non è un knot,
perché l'insieme di raggiungibilità di B è ABCD. L'insieme di raggiungibilità di C è ABCD, ma l'insieme di raggiungibilità di A è A, e quindi non è un nodo, perché A non ha come insieme di raggiungibilità lo stesso insieme di raggiungibilità di tutti gli altri. Qui invece BCD è un nodo, perché prendete B, si raggiunge BCD, C si raggiunge BCD, D si raggiunge BCD. Per questo, da ogni elemento del nodo si raggiunge, sì. Ma nel primo caso noi consideriamo soltanto BCD o anche A, nel senso che comunque non è un nodo. Cioè, perché sia B che C che D hanno lo stesso insieme di raggiungibilità, però A che non ha. Però tutti insieme, tutti gli elementi del FNOT devono avere lo stesso insieme delle raggiungibilità che coincide con FNOT. E qui non è vero. Perché tu, allora, ho più ipotesi. Considerare BCD FNOT già non è vero, perché l'insieme di raggiungibilità contiene A, e quindi BCD, l'ipotesi che sia FNOT non è vero. Se provo a pensare ABCD, non è FNOT perché A non raggiunge BCD. Ok? Quindi ogni elemento del knot deve avere lo stesso insieme di raggiungibilità che coincide col knot stesso, ok? E a questo punto, invece di fare la riducibilità, possiamo leggere direttamente da qua. Se avete il grafo di Hopf, ok? E avete un knot, cioè dello, posto sempre seriali, non prerilasciabili, e accesso, va bene, senza prerilasciabili, vabbè, quelle tre prime. Ah, un'altra cosa per il CNAT, ci vuole una sola richiesta sospesa per processo, una sola richiesta a una classe magari, ma una sola richiesta. Quindi il grafo rappresenta lo stato di detto se esiste un knot. Quindi abbiamo visto, prego. Ha detto che gli elementi del knot devono avere lo stesso insieme di raggiungibilità e che deve essere uguale al knot. Sì. Per caso A non era A, perché è knot. Perché non era knot? Allora, BCD hanno lo stesso insieme di raggiungibilità che è ABCD, ok? E allora a questo punto, se l'insieme di raggiungibilità deve coincidere con CNOT, anche A dovrebbe far parte del CNOT. Quindi andiamo a vedere da A chi raggiungiamo. Non raggiungiamo ABCD e quindi non è CNOT, ok? Anche se A sta partendo dall'insieme, non sarebbe la propria definizione, dovrebbe essere un insieme che può prendere tutti i nodi, ma solo o è meno uno nodo di due o di questo sì. Andiamo a meditare su quello se li contiene tutti, che secondo me per il dedo, che anche se li contenesse tutti, avremmo un dedo che comprende tutti i nodi. Sì, quindi non banale, è meglio interpretarlo solo non vuoto. Ovviamente il vuoto sarebbe not, ma per definizione, ma non ha senso. Oppure potete dire che esiste un detto che per vuoto zero nodi, e quindi non c'è. Cosa? Cioè, ponete che ci sia un apprezzo da AC. Se c'è un apprezzo da AC, ABCD diventa CNOT. Manca un apprezzo. Pensate questo adesso. Pensatelo simile. Confrontatelo con quel grafo che abbiamo visto all'inizio, quando abbiamo detto il multiresorsa. Il ciclo non basta più. Vi ricordate? Che se c'era la freccia in un senso, c'era dentro e la freccia nell'altro no. È esattamente questo. Perché se
Se questa possiamo pensare processo, processo, risorsa, risorsa, ok? Però non possiamo perché c'è questo, ci vorrebbe qualcos'altro. Comunque, se questo fosse un processo, questo è un processo, questo è una risorsa, vorrebbe dire che questo processo ha una risorsa di questo genere e quindi la può restituire. Invece questo significa che questo processo anche lui vuole la risorsa. Allora, questo abbiamo detto è un meccanismo di detection. Significa teniamo la contabilità e facciamo, accendiamo una luce rossa per dire attenzione, attenzione, c'è uno stato di deadlock, lo scriviamo sul log, c'è qualche cosa. A quel punto la soluzione può essere manuale o automatica. Manuale, l'amministratore del sistema viene informato e decide cosa fare per eliminare il deadlock. Questa è automatica, cioè c'è una politica che è stata data al sistema. Comunque è una soluzione dannosa. Bisogna rovinare l'esecuzione dei processi, non si può fare altrimenti per detto, perché da soli non ne possono uscire. Ci può essere la terminazione totale, la terminazione parziale o preemption. Terminazione totale, tutti i processi coinvolti nel detto vengono terminati, viene eliminato un processo alla volta fino a quando non si sblocca il deadlock. Preemption, se è possibile fare preemption, uno dice perché non l'hai fatta prima, perché se c'era preemption non c'era neanche il problema del deadlock. Un altro modo può essere quello di fare checkpoint e rollback. Non so se l'avete mai vista come tecnica, è possibile, come noi con lo scheduler salvate lo stato del processo, voi potete, ovviamente costa dal punto di vista dei tempi di esecuzione, ma potete ogni tanto fare la fotografia dello stato del processo, memoria, stato dei file e così via, e metterlo da parte, fare un checkpoint, un punto di controllo. E quello che si può fare in caso di deadlock è fare ripartire il processo dall'ultimo checkpoint valido. Si uccide il processo, ma dopo lo si fa ritorcere dall'ultimo checkpoint valido. Prego. No, questo non risolve il deadlock. Il deadlock non si risolve, queste sono azioni di per togliersi dall'impiccio del deadlock. D'altra parte, alla fine bisogna eliminare il deadlock, che non vuol dire risolverlo. Eliminare il deadlock significa togliere le condizioni. Se uno lo risolvesse, risolvere il deadlock vorrebbe dire completare la computazione, anche perché checkpoint e recovery potrebbe sembrare una soluzione, ma non è vero, perché per esempio non si può applicare a tutte quelle elaborazioni che hanno una qualche interazione con l'esterno. Se voi avete un programma che non so, accredita gli stipendi ai docenti che va in network e questo mese mi ha già dato lo stipendio, non so se è vero, no, non ancora. Questo mese, poniamo che mi abbia già dato lo stipendio e quindi ha avuto un'azione esterna
io magari mi sono anche sedie, e andato in dietro riprendiamo una fase prima di aver dato lo stipendio e lo rieseguiamo. Magari può essere divertente, però non penso che né il professor Dionigi e né il nostro ministro sia molto felice di pagare, anzi qualcuno penserebbe di non pagarle affatto, però comunque, ok, terminare i processi può essere costoso. Ponete il un processo che dopo aver passato secoli di computazione è un fatto da rispondere al 42, va in deadlock che dovete scegliere tutto, ok? Che poi in un altro libro spiega qual era la domanda. Siete arrivati a leggere qual era la domanda che c'era per la figura? Vabbè, non anticipo perché se lo dovete ancora leggere. Allora, terminare il processo può lasciare le risorse in uno stato, permettetemi, cambiate il tuo scrivete incoerente, perché io preferisco, quando si parla in italiano, usare i termini italiani corretti, non gli inglesismi che non sono coerenti, appunto. Per esempio, avete il processo nel mezzo di una sezione critica, quindi sta cambiando lo stato di variabile condivisa, di una struttura dati condivisa, voi vedete che c'è dentro, lo uccidete nel mezzo. E a quel punto mi trovate tutta la struttura dati in coerenza. Fare preemption ovviamente non è possibile, può richiedere interventi manuali, per esempio preemption della stampante. Se blocco una stampante occorre qualcuno che vada a bloccarla, a sbloccarla. Ok. Direi che come lezione di ritorno a dobbiamo riadattarci al periodo didattico con calma, quindi se anche sospendiamo un passo dalla prima non succede niente. Mi invito a guardare attorno, quello che vi racconto. Vi posso raccontare ancora due cose dalla vita di tutti i giorni. Una è che sono stato a Bruxelles al Posen, evento bellissimo, mi invito se potete di andarci. Vi ricordo, è una conferenza organizzata da studenti, è la più grande conferenza di sviluppatori di software libero. Ah, tra l'altro ho preso questa. Voi sapete che c'è questa? Questo è il famoso tessuto tartan. Questo, se voi prendete le righe bianche in verticale, linea punto 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 linea punto 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 linea linea punto, c'è scritto Debian. Questa è la cravatta di Debian. E tra l'altro io porto la cravatta per te, però volendo, come fecero una delle prime riunioni di Debian in Scozia, volendo c'è anche il Nintendo Kilt, perché i pianisti di Milano di Kilt. Ora, non mi sembra proprio serio nemmeno farla del Nintendo Kilt, anche perché con l'esempio di tutti i corsi posso per il più di sopra sopra, però è un problema solito. Comunque eravamo più di 5.000 quest'anno, quindi non è una conferenza piccolina, sono tante sessioni parallele, e tra queste è una sessione molto interessante, infatti l'ho organizzata io, sulla virtualizzazione. Ciò che mi ha fatto molto piacere è che per tutta la durata di questa sessione, che è durata l'intera giornata dalle 9.30 alle 17.30 di domenica 6 alla conferenza, si svolge di sabato e domenica, perché ovviamente
sono studenti, sviluppatori, magari sviluppatori che fanno software proprietario per campare, poi fanno software libero per conto loro per far vedere le loro capacità, e quindi si doveva fare in un momento in cui tutti potessero partecipare. Per tutta la durata della sessione avevamo un'aula da 50 posti, però abbiamo dovuto mettere il cartello, non è entrato più perché c'è una persona seduta sulle finestre, c'era dappertutto, c'era un problema di sicurezza, quindi l'interesse c'è stato. Se volete mi do il sito di dove ci sono gli ultimi della sessione. Una prossima attività, una prossima conferenza che può essere interessante è a Roma all'inizio di marzo. Non ci sono mai andato, ho presentato la richiesta di presentare il lavoro, me l'hanno accettato, e si chiama Code Motion. Non so com'è, però sembra interessante di questo. È già appena trasformata questa conferenza. Prima era il Java Day, era legata a Java, adesso è diventata una conferenza dalle prospettive, dalle idee molto più ampie. Tanto è vero che ci vado anch'io, se fosse stato il Java Day, non si sa, già vista. Non è che non hanno fatto veramente il Java, ma fare un sistema operativo in Java è un suicidio, fare una macchina virtuale in Java è un supplizio, quindi a quel punto fate il Python e divertite di più. Comunque è l'inizio di marzo a Roma, questa di domenica, sabato e domenica. Poi durante queste vacanze è uscito il libro su sistemi virtuali, anche di questo mi posso fare una pubblicità tranquillamente, tanto sono guardato nella testa di copertina, c'è scritto che è rilasciato con l'FDL, Free Documentation Library, quindi se vi piace la carta è disponibile su carta, se no lo prendete più in PDF direttamente dal sito, e quindi non è che stia facendo interesse privato. Vi do della roba in più, che è interessato a postulare senza spendere nulla, quindi posso parlarne liberamente. Questo è il libro che comprende, anzi posso dire che vi sconsiglio di prenderlo su carta almeno ora, per il semplice fatto che la carta non evolve, il PDF sì. Ok, voi avete fatto qualcosa di interessante? No. Bisogna fare delle cose interessanti, se no? Una cosa ancora ve la dico. Cosa fa un assistant call? Quando arriva un assistant call, cosa fa? E ho detto, manda una trap che fa in modo, quindi niente al software, che fa in modo che vada da modo user a modo test, si fa in modo test. L'ho sempre raccontato così perché è la parte, così, quel concetto è quello. Nei moderni processori CISC esiste un'istruzione che si chiama CCenter, che fa la stessa cosa in maniera un po' più efficiente, perché non toglie tutta la sola struttura dell'interrupt. L'interrupt è stato fatto per i dispositivi di input output. E in questi giorni sto lavorando a creare virtualizzazione tramite hacking del CCenter. Cioè, quando fa il CCenter, senza basarmi su altre cose, io ho fatto in modo che il CCenter, prima che arrivi il codice a fare il CCenter, vengano fatte le cose che mi interessano a me per virtualizzare il processo. Ci sto litigando abbastanza perché a quel livello è difficile debuggare il codice, perché se voi vi togliete, lavorate su un processo in cui
la system call può non funzionare, poi decido ad avere feedback o con un debugger, il debugger vuole fare la system call, boh, salta tutto, una pretesa, la pretesa vuole fare la system call, salta tutto, e quindi è una sorta di debugging per come si dice, sembra, se non per le ipotesi, si fa l'esperimento, si vede se muore nel punto giusto, una sorta di soft mode cambiante. Mi pareva di avere un'altra cosa di... ah, ancora due cose da dire. I ragazzi da DMSAP si sono manifestati interessati all'idea di scrivere device driver. Scrivere device driver, cioè dicono, noi dobbiamo imparare a lavorare con kernel a scrivere device driver, però c'è un mercato nel scrivere device driver. E mi chiedono di organizzare, mi hanno chiesto un seminario con Alessandro Rubini. Alessandro Rubini è l'autore, insieme a Corvette, che ho conosciuto apposta, il famoso libro Linux Device Drivers, il Vangelo mondiale su come si scrivono i device drivers. Siamo amici da tanti anni, forse ve l'ho già raccontato, quello con cui condividiamo addirittura i nomi dei figli. Prima di conoscerci abbiamo deciso di dare ai nostri figli gli stessi nomi. Quando ci incontriamo con le famiglie, un casino tremendo, perché lo chiamiamo i figli per cognome. Se uno chiama le persone solo col cognome, si girano tutti quelli della famiglia. Se chiama per nome, si girano due alla volta, quindi occorre nome e cognome. Comunque, e poi... quando ho detto questo, ho messo in giro un po', c'è anche Andrea Cascarini, che è un altro ex laureato, che lavora in un'azienda che fa device driver anche, che ha detto vengo anch'io a fare dei seminari, ma in realtà lui dice lo faccio per interesse personale, nel senso che viene, siccome hanno bisogno di persone che facciano device driver, e comincia a guardare prima quelli che sono interessati a fare device driver. No? Quindi vieni a parlare e a guardare chi ascolta. Benissimo. E pensavo di farlo in qualche ora di venerdì nel sistema operativo. In fondo può interessare anche a voi e fa parte del corso del sistema operativo. Ovviamente nessuno vi farà domande e nessuno vi viene a prendere l'elenco dei presenti, ma la possibilità in più che vi si dà. Appunto, ho conosciuto Corvette, là è stato un piacere, ho conosciuto anche Mogler. Modern è l'ammortato della Free Software Foundation, quello che fisicamente aspetta la CTL 1.2.3. E si è venuto a raccontare una cosa importantissima, ha detto che praticamente ha detto che dobbiamo lavorare per salvare l'internet. Dobbiamo lavorare per salvare l'internet perché vediamo adesso nei paesi, purtroppo, come sta succedendo adesso in Libia, che l'internet, per come adesso, non consente alle persone di parlare quando è proprio soggetta a controlli politici. Quindi, e parlava di creare un sistema di overlay network, infatti ne abbiamo parlato anche della sessione di virtualizzazione, per fare in modo di aggirare qualsiasi meccanismo di firewall. Quindi, ok? Noi abbiamo poi, per esempio, abbiamo dei bellissimi satelliti artificiali nostri, che sono bellissimi perché sono in orbita bassa e quindi uno non ce li ha sempre sopra, ma lavorano ad accumulare l'invio. Quindi uno in Australia, quando passa il satellite e gli manda un segnale, questo è per il 34 di aprile, che sarei io, non lavoro con i satelliti, però se lavorassi, quando arriva da questo lato, io gli faccio una domanda e lui mi rimanda ciò che ha mandato l'Australia. Questo tipo di gestione potrebbe, non sarebbe diretta, ma per esempio ci sono tutti gli studi dell'internet planetaria che si potrebbero applicare. Non pensiate di poter usare il TCP per controllare una sonda su Marte. E raffreddi lei a porto. E quindi tutti questi meccanismi potrebbero essere in realtà e renderli accessibili e usati. Oppure meccanismi di automatic, cioè mettere insieme
magari finisco l'ultima cosa. Formetto ha fatto l'orientamento dicendo, non è proprio piccolo troppo, potete guardare, c'è anche il video, guardate perché è bello, dice, non il titolo è qualcosa del tipo, perché il kernel sta andando a rotoli, va male, però vale ancora la pena partecipare. Cioè, parla male, Corvette, principale sviluppatore, di ciò che sta accadendo a kernel di Linux. Perché dice che ci sono dei problemi dati da persone che mettono codice e poi scappano, quindi il codice non manca chi lo gestisce. Persone per problemi di rapporto personale. Aggiungo io problemi di sono problemi che aveva già visto Tannenbaum nel problema di essere monolitico kernel. Perché monolitico non vuol dire solo struttura unica dal punto di vista del codice, ma anche struttura unica dal punto di vista della manutenzione del codice, e quindi più aumenta più diventa complesso mantenerlo coerente, ok? Però mi invito a guardare anche questo video. Perfetto, ci vediamo giovedì sempre 8:30 4.